prendiamo lo spirito, tanto quello è il Rinascimento. Questo ve lo dovete immaginare, questo oggetto a forma di tempietto, sdraiato su uno scrittore, su un tavolo. Sì, ha quegli spazi per mettere l'inchiostro. All'interno c'aveva un cassetto, infatti bucato, dove tenevano tutti i pennini, i sigilli, la ceralacca, il necessario per la scrittura. Sì, quelle poi c'è una raccolta di ceramiche da farmacia straordinaria del 5, 6, 700. Sono sia farmacie abruzzesi che poi i pillolieri, quelli piccoli, per esempio i vasi grandi, quelli del 700 in basso, quelli vengono sicuramente da Teramo. C'è la Madonna delle Grazie che è venerata, la scultura aquilana del 500 che è venerata. Rinascimentale, venerata a Teramo, sì. Tra gli oggetti più belli e preziosi della farmacia, prima che passiamo alla materiale da parata di lusso, ci sono questi vasi, delle bottiglie, sono del tardo 500, famosissime. Questo è un servizio farmacia, si trova molti pezzi a Palazzo Venezia, della stessa farmacia. C'è Festina Lente, la tartaruga che sui monti. Quello è un motto che era dell'imperatore Augusto: affrettati lentamente, una bandierina, è anche riferito al contenuto medicamentoso. E quel vaso a forma di coppa, che è rarissimo, che usavano per fare le misture, come molto raro è questo vaso grandissimo, che è un vaso da parata, perché conteneva la teriaca di Andromache il Vecchio, che era una panacea dell'antichità, era un antidotario contro tutti i mali. Venivano utilizzati più di 100 elementi, tra cui il sangue e la carne di vipera. Le farmacie che riuscivano a produrlo lo esponevano. Questa è una farmacia francescana, si vede loro. Infatti, con il veleno di vipera adesso ci fanno tante cose. Questo è il boccale. Anestetiche, ma anche antidolorifiche. Questo lo scelto di prodotto lo... Sì, questo l'hai fatto, sì. Questo giallo, sì. Questo è di Silvio De Martinis del 700. Sì, poi passiamo alla... C'è una bellissima raccolta anche di acqua santiera antiche. Questa è la vita nostra che le ama tantissimo. Chi è? Del gruppo nostro. Aspetta, mi ricordo come si chiama quello, quando vedi l'acqua santiera. E allora devo vedere questo. Sì, no, ma questa è la raccolta dell'acqua santiera. Ah, proprio una collezionista. Sì. Dei... Sì. Ah, io... Cioè, sono piatti, non servivano.